un sit-in proprio all'ingresso dell'Aquila Ovest per protestare contro i rincari dei pedaggi autostradali. In prima linea i sindaci dei comuni interessati, abruzzesi e laziali. Oltre alla presenza dei sindaci, c'è stata la partecipazione della regione ed esponenti del governo e sindacati. Abbiamo preso una posizione molto ferma perché ci sembra che le decisioni che vengono assunte in questo territorio sono in contraddizione con le cose che noi diciamo rispetto alle esigenze appunto delle aree interne. Non è stata una manifestazione che ha avuto un colore politico particolare, ma la consapevolezza che questa battaglia va affrontata insieme e uniti. Non è possibile che ogni euro, 57 centesimi, vengano presi dallo Stato. Di questi 57 centesimi non c'è nemmeno un centesimo che viene riversato per ammodernare, per fare manutenzione straordinaria. È ovvio che la convenzione è sbagliata, poi porta tutto a carico della società, del gestore, il gestore riversa sugli utenti e ecco un aumento indiscriminato del 12,5%. A noi non interessa prendere le difese o essere contro né il governo né la concessionaria dei parchi, a noi interessa difendere la popolazione, le popolazioni delle aree interne che continuano a scontare il peso di politiche che le condizionano e che le penalizzano. È inutile prevedere delle misure per il rilancio di questo territorio e poi sulle infrastrutture agire in questo modo. È chiaro che la A24 e la A25 sono infrastrutture complesse, ma non può essere l'utenza sempre penalizzata nella gestione di queste infrastrutture. Oltre ai rappresentanti politici, molti cittadini, ma soprattutto associazioni di malati, che sono costretti a muoversi ogni giorno sulle autostrade abruzzesi e che, non percependo alcun tipo di rimborso, si vedono costretti a sostenere spese importanti quotidianamente. Il caro autostrade, quindi il rincaro della tariffa di pedaggio autostradale, incide ed è una ghigliottina per le famiglie che sono obbligate a raggiungere i centri di riferimento specialistici che abbiamo sul territorio. Più vicini sono Roma, Chieti, Pescara. Parlo dell'assistenza alla malattia oncologica, al bambino con malattia ematooncologica, che ha come centri di riferimento Roma e Pescara.